Guardate che super sorpresa, quanto è grande! Qui raccogli di più. Ecco qui! Ragazzi, come potete vedere, ho mantenuto la promessa. Infatti oggi andiamo ad aprire tutte queste uova di Pasqua. Quindi per questo lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Conto su di voi! Ragazzi, e bentornati in questo nuovo video. Come avete sentito Elena nell'intro e come avete letto anche dal titolo, oggi andremo ad aprire tutte queste uova. E non solo andremo ad aprirle, ma assaggeremo anche la cioccolata per vedere quale sarà l'uovo più buono. Elena, le assaggerai tu perché sai che sono a dieta, ma io invece vedrò quale sarà la sorpresa migliore. Ci stai? Sì, che ci sto. Quindi iniziamo. Io conto il mio uovo, anche tu Elena. Sì, sì. Siamo ad aprirlo. Allora, vediamo se riesco a fare. Vediamo chi lo apre prima, Elena. Sì, ma è difficilissimo. Dai, dai, dai. E mi dispiace, troppo tardi. Ok, anch'io l'ho aperto. Quindi andiamo ad assaggiarlo. 3, 2, 1. Ok. Ecco qui la sorpresa che andremo ad aprire dopo. Questa sorpresa non tutte, però dopo la facciamo vedere. Prendilo tu, scegli un pezzettino piccolo, che oggi andrò ad assaggiare tante uova. Ok, questo qui. Sì, è buona. Questo è l'uovo del mio. È lo stesso, non cambia niente. Quindi stesso sapore. Però vediamo invece chi vince la sfida della sorpresa. Cosa sarà mai? Secondo me qui ha vinto il mio regalo, perché ho trovato lo scaldacollo della Juventus. Ma che dici? Sono più degli evidenziatori che ho trovato io, rosa e giallo. Lo stemma della Juventus ovunque. Tanto mi rifarò con la prossima sfida. Round numero 2. Io qui ho l'uovo dei miei contro te. Mentre io ho l'uovo di Pasqua e Chiara Ferrani. Ok, dai, apriamo. Ma è gigante! Forse ho fatto. L'uovo è abbastanza simile ad entrambi. Anche la grandezza è uguale, ragazzi. 2, 1. La sorpresa dopo. Andiamo a vedere qual è il cioccolato più buono. Oppure facciamo una cosa: tra tutte le cioccolate che abbiamo assaggiato, alla fine diciamo la migliore. Ok. E anche quella che è il regalo più bello. Mi assaggio. Buona anche questa, è simile a quella che non ho più. Quindi diciamo che voto li mette a tutti e tre che ha assaggiato. 7. Vai, invece assaggia questo qui. 3. Sempre uguale, ragazzi. Il momento della sorpresa. Io ho trovato questa cosa qui, non so cosa sia. Anche io ho trovato questo, ma devo vedere cos'è. Ok, forse ci sono riuscito. Ma è un gonfiabile a me. Io ho trovato un cuscino gonfiabile. Quindi adesso provo anche a gonfiarlo. Ho trovato questo, sarà un pettine. Sì, sì, è un pettine, molto utile anche questo. Qui secondo me la sfida si fa molto più difficile. Io apro l'uovo della Kinder ed è molto risaputo che il cioccolato è anche buono. Io della Bauer invece, che fa anche del buon cioccolato. Se volete un aiuto nell'aprire un uovo di Pasqua, chiamatemi, perché ormai a furia di aprirli sono diventato velocissimo. L'uovo è anche diverso, forma di onda. Però l'estetica non è molto importante, perché dobbiamo vedere il gusto. 3, 2, 1. Guardate che super sorpresa, quanto è grande! Kinder non delude mai. Io invece questa te la devo ancora aprire. No, non si può mettere a confronto, eh. Anche l'uovo, cioccolato all'esterno e cioccolato bianco all'interno. Fammi assaggiare allora prima questo. Questo sarà buono. Dai, di questo ne assaggio anche uno io. Questo per me è buonissimo. Gli do 10. No, ragazzi, un nuovo Kinder in versione super gigante. Anche il gusto è quello, non è vero? Sì, assaggio questo. No, questo non c'è differenza da niente, invece quello sì, sempre 7. Adesso la super sorpresa. Tira, fai di più. Ecco qui. Adesso lo monto e ve lo faccio vedere. Questa è la mia sorpresa. E mentre io ho trovato questi trucchi tipo trasparente, però comunque molto bello. La sfida va avanti. Ora ho l'uovo di Pasqua dei Pokémon. Mentre io quello di KitKat. Anche qui secondo me quello vincerà per il sapore, Sì, secondo me sarà molto buono. Beh, sono un fulmine nella fine. Qui la cioccolata però sembra come quelle di prima. Sì, sì, anche questa. Questo sembra più un cioccolato fondente. Guardate cosa c'è qui. Io ho trovato una calamita. Questa volta assaggio prima la mia. Dai, che KitKat, non delude, Era un po' più buono, quindi voto 8. Questo sembra più fine, però. Questo è andato, mentre questo sembra un po' più fondente. Non è quello del telefono. Ah, ma non è una calamita, quello mio. L'oggetto che si usa per fare i selfie, no? Io lo darei a me.
E poi è anche di Psyda. Chi conosce il Pokémon Psyda, lasci un bel mi piace in questo video. Per vedere come funziona, però si mette così. Infatti guardate, è molto comodo. Quindi vince il mio di regalo. Cos'è trovato? No, aspetta, devo ancora aprire il mio. Cos'è? Un'altra cioccolata? Sì, dobbiamo assaggiarla, vediamo com'è. Guardate ragazzi, a forma di coniglietto. È molto buona anche perché ha il cioccolato bianco dentro. E al cioccolato la noce è anche tipo biscotto. Elena, abbiamo aperto in fretta tutte quelle uova. Ci è rimasta l'ultima, quella dell'Italia. Che ne dici di aprirle insieme? Sì, dai, sì. Questo assaggio. Appoggi. Ah, anche questa è buona. Voto. Ora è rimasta la sorpresa. Italia, non deluderci. Ok, un attimo. Wow, bellissimo. Includiamo in bellezza con la bandiera dell'Italia. Voto qui assolutamente 10. Sì, anche per me 10. Allora, ricapitolando, per quanto riguarda i regali, ho trovato il pupazzo di Miraculous. Un pet di Chiara Ferragna, prova di occhio. L'oggetto per mantenere il telefono dei Pokémon. Due evidenziatori, uno rosa, uno giallo del Milan. Il super scaldacollo della Juventus. Dei trucchi. Il cuscino gonfiabile dei miei controte. E infine la super bandiera dell'Italia. Per quanto riguarda le sorprese, ha vinto la bandiera con un bel 10. Cioè, per quanto riguarda il gusto del cioccolato, ha vinto quello della Kinder. Ragazzi, anche il video di oggi è terminato. Vi abbiamo dato anche un'idea su quale uovo di Pasqua prendere. Che dire, noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Un saluto da Giastremo e da Elena. Ciao, alla prossima. Ciao.